In qualità di presidente di giovani imprenditori nazionali per la Confesercenti, un giovane imprenditore ha la possibilità di essere finanziato oggi? Assolutamente sì, stiamo facendo una lunga battaglia con i ministri, ci incontriamo il 21 di novembre con il ministro Passera proprio perché vogliamo che ci sia un fondo che garantisca le nuove idee, i giovani imprenditori. Non è possibile oggi un giovane imprenditore che si presenti a Francisor o da qualsiasi altra parte per poter investire in una sua idea, in un suo investimento, non abbia la possibilità di avere credito dal sistema bancario. Con Confesercenti abbiamo chiesto al governo di avere un fondo che di circa 500 milioni di euro, che verrà gestito dal Mediocredito Centrale, che dovrebbe dare garanzie per le nuove idee, per i giovani imprenditori. Ovviamente nel mondo del franchising esiste già una convenzione con la FIF, la Federazione Nazionale del Franchising di Confesercenti, dove COSVIG, che è il consorzio di garanzia fidi della Confesercenti, garantisce l'80% nei confronti delle banche all'imprenditore per aprire una sua attività. Può avere un finanziamento che va da 20.000 a 50.000 euro con un interesse molto particolare, in quanto l'imprenditore pagherà degli interessi molto agevolati e il tutto dovrà essere ristornato in 5, massimo 7 anni. Questa è una grande opportunità per coloro che vogliono aprire un'attività in franchising, è un'opportunità per tutti quelli che hanno voglia di poter fare, di poter scendere in campo con la propria idea. Ne abbiamo bisogno di nuove idee, abbiamo bisogno di ottimismo, abbiamo bisogno di altre imprese che aprono.